fatto che tutta questa roba possa... Che minchia è L'affare è qua? immenso. Non c'è energia, però, a parte in quella console. Quanta umidità. Spero che l'acqua non abbia corroso niente. Come la copia. Forza, cercala. Ma è un robottone. No, è un ragnaccio. È un ragno meccanico questo. No, spero che non sia una boss fight. Ma nel caso sono pronto. Identità genetica confermata. Salve, dottoressa Sobek. Vuole attivare Ragno Eremita? Sì. Attivazione. Bene, si sta attivando. Che brutto rumore. Sembra instabile. È molto pesante. Fai attenzione. Almeno c'è energia. E qui ci sono dei dati. Pare che questo ragno eremita sia un apparato di collaudo per Gaia e Ade. Controllerò quel pannello d'accesso. Sì, procedi. Bene. Credo che quei dischi siano degli archivi. Uno con le copie di Ade, l'altro con Gaia. Cosa stai aspettando? Ade è accessibile, ma l'archivio di Gaia è bloccato. Allora sbloccalo. Devo staccare il cavo dal giunto del braccio. Spero che tu non l'abbia danneggiato. Bene, ora che l'ho spostato, dovrei riuscire ad accedere al disco. Cosa manca? Nessuna funzione subordinata. Non è una copia completa. No, è simile a un seme da cui Gaia potrebbe crescere se avesse sottofunzioni con cui creare una matrice euristica. Quindi è inutile. Temo che lo sia. Senza sottofunzioni. Ah! Aloy, hai fatto il possibile. Per cosa? Niente? Forse nessuno può riuscire a salvare il mondo da solo. Neanche tu. Aspetta, aspetta. È inutile senza sottofunzioni, ma esistono sottofunzioni. Là fuori! Dici quelle originali? Sparse ai 420 quando Gaia si è distrutta. Potrebbero essere ovunque, non le troverai in tempo. E anche se fosse il segnale le avrà modificate proprio come Ade. Non hai idea di... Ecco. Pure buona. Se funziona. Valeva la pena. Hai trovato Minerva. Vai disconnessa. Meglio di niente. A ovest di Cantopuro. Posso andare a prenderla. Speravo di trovare tutte le funzioni. Ma una è un buon inizio, no? Lo è. Recupera Minerva. Potrai usarla per avviare la matrice di Gaia. Se la risveglio, mi aiuterà a trovare le altre sottofunzioni. Le recupero e... E la ricostruisci pezzo per pezzo. Molto scaltra. Non salverò il mondo da sola. Ah, sì, beh. A proposito. Allerta, intrusi. Allerta. Aloy,
Ascoltami attentamente. Gli intrusi vogliono quello che vuoi anche tu. Rianimare Gaia è il loro scopo. Amici tuoi? No. Non mi conoscono. L'impulso che ho trasmesso per indicare la presenza di una possibile copia era anonimo. Sono molto potenti, ma non ti faranno male. Non quando capiranno chi sei, cosa sei. Un clone di Elizabeth Sobek, una chiave con cui riavviare Gaia e ricostruire il sistema. Ti servi? Ti ho avvertito, Silence. Per una volta, Aloy, accetta l'inevitabile. Apri il portello. Ricostruisco Gaia, salvo la Terra, e poi ti trovo e ti uccido! Io sto solo cercando di aiutarti. Ecco, un nuovo focus senza spyware. Bene, pensa. Non mi importa quanto sono potenti, la chiave del portello sono io. La domanda è, troverò una via d'uscita? C'è corrente nell'acqua. Non molta, ma che si possa uscire. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sober. Prego, può entrare. Che cazzo sono quelli? Cloni? Sono cloni. Ce l'abbiamo? Fantastico. L'impulso arrivava da qui. Qualcuno? Qualcosa non va. Merda. Spectre, Beta. Bene. Qualcuno sa cosa diavolo ci fa qui un clone di Elizabeth Sobek? Magari l'ha creata Gaia. Quando si è distrutta, cercava di riparare il sistema. Chi siete voi? Non mi convince. Nah, non mi piace. Non mi serve. Ma le... No, una basta e avanza. Eric? Sì? Che ne dici di ridurre il personale? Certo. E se ha inviato lei l'impulso? Un'idea sciocca, col senno di poi. Ma abbiamo quello che volevamo. Quindi facciamone buon uso. Chi cazzo sono questi? Chi siete? Come scoprire che nella preistoria c'erano... Quel tremito. Quando la vita abbandona gli occhi. Non è lo stesso con gli occhi. Muovi ancora la bocca. È un ottimo bersaglio. Credi davvero di potermi ferire con quella robaccia primitiva? Dai che ci divertiamo. Non gli faccio niente. Devo andarmene da qui. Forse riesco a essere il professore. Lo farò scendere usando quella console. Non ti ho bisogno. Ora posso spezzare i piedi che lo sorreggono. Ecco.
Guarda. Au, au. I can't see shit. Questa preda è mia. Te la puoi salare. Addio, idiota. Staccare quell'affare non ti servirà. Mi avevi preso, hai fatto un errore a mollarmi. Braccio del cazzo, levati! Fuck off, you idiot! Se quella cosa viene giù, finirà per uccidermi! Meglio che lasciare a te il divertimento! Questo è proprio un cretino! Non sapevo che il metallo galleggiasse. Cosa faccio? Sto uccidendo quella che volevi morta. Che cosa pensavi? La piattaforma è crollata insieme al corpo. Certo. In fondo tieni sempre tutto quello che vuoi, no? Specter, cercate. Ottimo, ora abbiamo gli Cthulhuliani che mi stanno inseguendo. Devo andarmene da qui. Una corrente porterà verso un'uscita. Potrei passarci sotto. Non è che abbiamo molte alternative. Au!
Acido e plasma, ok. Indistruttibile. Grande. Fortunatamente quegli idioti mi hanno perso. Immagino che sia per una condizione temporanea. Cazzo sono questi? Puoi scoprire che la gente del futuro sia sopravvissuta e ha ancora tecnologie ancora più sofisticate di quei tempi. Col plasma sarà una passeggiata. Non ce l'abbiamo il plasma, voi. Cazzarola. Pezzi di merda. Questi macchinari producono energia. La corrente porta qui.
Interessante. Quindi dobbiamo sfruttare questi macchinari? C'è niente di utile qui o di interessante? Ok, allora proseguiamo. Olè. Perfetto. Spero che Gaia sia ancora intera. Rosta. Non è possibile. È allucinazione. Ah, ecco, parlo. Io ho trovato... Come diavolo l'hai fatto a trovare? Fosse importante. Lo stringevi? Dove siamo? In un avamposto della tribù Taro. Sei caduta qui vicino. Da quanto? 2 giorni. Aloy, stai... Non c'è tempo. Ho scoperto qualcosa. Nei monti a ovest di Cantopuro. Sì. Continuavi a ripeterlo. Ma qualunque cosa tu abbia trovato, ora non puoi... Striscerò, se devo farla. Sì, va bene. Ma prima di farlo, dovresti parlare con Su, della tribù degli Utah. Dice che le montagne sono pericolose. Le macchine escono da una caverna. È una coincidenza, eh? Perché dovrei parlarle. Andiamo alla caverna. Oh! Allora sei mezza morta, che devi fare così? Territorio Utaro. Il suo territorio. Lei può aiutarci. Vedrai. Bene. Presentami la tua grande So. Esili rami si spezzano, radici marciscono, ma ancora i sensi. What the fuck is this? Mogliano e le genti gioiscono. Zo. So.
Non deve alzarsi. Aloy fa di testa sua. Tu sai, Zoo. Varlo mi ha detto di parlarti. Delle macchine. Nei monti a ovest di Cantopuro. Sono una cantamorte. E il mio posto è qui. Parleremo più avanti. Cos'ha quello? Lei è re, non quello. È un terranume. E sta morendo. Non solo morendo. Sta soffrendo. La sua condizione non ti riguarda. Zo, se qualcuno può aiutarci, è Aloy. Posso. Quello che sto per fare sembrerà brutto, ma aiuterà. Lancia. Devi staccare il pezzo. Dobbiamo parlare. Va bene. Ma non qui. Povero Varlo. A ovest di Cantopuro. Ci sono problemi. Gli Yutaru hanno problemi ovunque. Campi ammalati, insediamenti abbandonati. Ma non come la caverna tra i monti. È un luogo sacro. Fa un'altra terranume. Ci è andata da tempo, ma non è uscita. Delle macchine assassine sono sbucate al suo posto. Non era mai successo. Sei esperta di caverne sacre? Grazie per averci accolti. Ringrazia Varl che ti ha portata fino a noi. Dubito che altri ci avrebbero accolti. Né si sarebbero sincerati del benessere di Aloy. Meno male che ci sei tu. Potrei dire la stessa cosa. A quanto pare avete passato parecchio tempo insieme. Peccato solo che ci sia voluto il tuo incidente. Spero che tu guarisca. Presto. Hai detto che la tribù ha problemi con campi e insediamenti? Sì. Se un tempo i terranumi producevano abbondanti raccolti, oggi diffondono una piaga. I Tenakt si preparano alla guerra e i loro ribelli ci minacciano. E le macchine sono più aggressive. Tanto che i villaggi remoti sono abbandonati. Escono anche da una caverna sacra. Molti paventano la fine della tribù. Purtroppo la situazione è così ovunque. Non perderemo la speranza. Mi sa che Varl ha trovato quello che cercava. E Aloy è un po'... E Aloy è a disagio? Re e le altre macchine simili per voi sono divinità. Terranumi, sì. Ci hanno sfamati per generazioni, seminando e mietendo i campi di Cantopuro. Cibo per tutti. Una miracolosa abbondanza. Una fattoria. Con macchine. Molto di più. Una benedizione che forniva sostentamento fino allo squilibrio. Cosa è successo ai terranumi dopo lo squilibrio? Sono cambiati col tempo. Prima erano pacifici. Mentre ora sono ostili, loro ci attaccano. Invece di fertilizzare il suolo, da diverse stagioni riversano troppo concime.
si è generata una piaga che si propaga anche in altre terre. Prima c'era cibo per tutti. E adesso a malapena per i piccoli. Deve essere eccesso di fertilizzazione. Diffuso tramite spore, forse. Non lo so. E non è tutto. I terranumi non vanno più alla caverna ogni anno. Non facendo più i rituali, deperiscono. Come il re. Moriranno. Non è che non fanno, non si ricaricano lì. Per cui la caverna è sacra perché macchine come il re e quella che tu chiami fa entrano lì. Sì. Prima dello squilibrio, i terranumi andavano sempre in pellegrinaggio in quella caverna. C'era un ordine. Prima Do, poi Re, poi Mi e così via. Infangati per il lavoro nei campi. Uscivano dopo due giorni, luccicanti, senza un graffio, né sporcizia, né ornamenti sacri. Ogni ritorno corrispondeva a una delle 8 festività comandate. Ma lo squilibrio ha cambiato il ciclo. Sì, così pensavamo. Col tempo hanno interrotto il loro rito, come in preda alla follia. Ma da 3 settimane Fa è entrata. L'intera tribù allora ha levato un canto, sperando che il ciclo fosse ripreso. Al posto di Fa sono uscite macchine assassine. Le macchine nascono là dentro. È un calderone. Così sembra. Ma il modo in cui quei terranumi vanno e vengono, mai sentita una cosa così. Hai detto di essere una cantamorte. Che significa? Le cose viventi hanno sempre una fine. Con il mio canto la addolcisco. Cerco di dare conforto. La morte è il seme di una nuova vita. Però mai avrei pensato di cantare per un terranome. Chissà se il re ha sentito. Sei riuscita a placarla meglio di me. Non è colpa tua, Su. Non avendo la seconda vista hai fatto quello che potevi. Devo entrare in quella caverna. Che cosa? Nessuno può farlo. Beh, è ora di fare un'eccezione. Appartiene ai terranumi. Senti, Su. C'è qualcos'altro lì dentro. Qualcosa che potrebbe risolvere problemi ovunque. Le tempeste, lo squilibrio. Forse anche i terranumi rotti. Cosa può avere un tale potere? Uno spirito? Sì. Una cosa così. Potrei andare a Cantoburo, riunire coro, raccontare loro di Re e della tua richiesta di entrare. Ottimo. Prendo le mie cose. Devi riposare. Devi dirlo a lei. Sto bene. Riunire il coro richiede tempo. Guarisci. Poi vieni. Va bene. Riposo. Non le serve il tuo aiuto. Dai, accompagnami a Cantoburo. Convincere il coro. È la sua causa. Lo farei, ma credo che potrebbe scappare. Davvero? Va bene. A dopo. Esu, aspetta. Non è...
Non che non voglia venire con te, è solo che io... Complimenti, Orlo. Volevi dire questo? Sì. Non vedo l'ora di sentire altro. Come? Sì, anch'io. Hai molto da dire, vero? Vi raggiungerò a canto puro. Ne sei sicura? Sì. Vai. Sparisci. Bene. Su. Ehi. Chi sono? Ottima domanda. Una è una tua copia sicuro, una copia genetica, l'altri tre non ne ho la minima idea. Perfetto, sono guarita. Allora ragazzi, se devo azzardare un'ipotesi, potrei dire che sono intelligenze artificiali in un corpo altamente high-tech umanoide. Potrebbero pure essere le varie appendici di Gaia che hanno preso il controllo di un appunto di un androide per potersi muovere liberamente nel mondo e recuperare magari Gaia autonomamente.